Corriere Gianni. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Punti di Vista qui su Teleponte. Oggi un argomento un po' diverso, ma che insomma, vista l'ora, diciamo è quanto mai opportuno, perché abbiamo Gianluca Marchesani, che è un esperto di enogastronomia. Benvenuto Gianluca. Grazie Manuel. E con lui ovviamente parleremo di una incredibile varietà di argomenti. Va da sé insomma il tema, Gianluca. Intanto sono tanti gli eventi ai quali ovviamente prendi parte, molti dei quali anche da te organizzati. Iniziamo intanto con gli appuntamenti avvenuti nel passato recente e poi faremo sicuramente un excursus su quello che verrà e poi ci soffermeremo anche sui prodotti e sulle peculiarità enogastronomiche della nostra regione. Intanto parliamo degli eventi passati. Ecco, allora un caro saluto agli amici telespettatori. Eventi ce ne sono stati veramente tanti, caro Manuel, come dicevi l'argomento è così vasto che è gioco forza che ci siano tantissimi appuntamenti. Per esempio ricordo l'ultimo, che è stata la rielezione del Consiglio Direttivo Nazionale e Regionale dell'Associazione Italiana Sommelier. È stato riconfermato il nostro presidente Gaudenzio D'Angelo, insomma, che è alla guida già da un po' di tempo e ha promesso di fare tante altre cose, già tante ne ha fatte. Altri eventi sono ad esempio, vabbè, l'Olanda, per la terza volta sono stato in Olanda a parlare di prodotti tipici abruzzesi, quindi qua parliamo di vino, parliamo quindi di olio, un po' nel tema di questa puntata, ora che è un po' come ci divertiremo, esatto. Ci divertiremo e ci verrà anche un po' di fame, sicuramente. Certo. E quindi abbiamo parlato un pochettino di questi appuntamenti, ora andiamo un po' proprio nel vivo di queste peculiarità. Io partirei da una in particolare, cioè l'olio, perché noi già diciamo a telecamere spente ci eravamo confrontati in maniera piuttosto intensa su questo argomento, soprattutto perché c'era anche c'erano da capire alcune caratteristiche proprie del buon olio, soprattutto anche per dare un contributo in più ai nostri telespettatori affinché questi possano riconoscere un buon olio. Sì, l'olio non è come lo vediamo noi in TV, la pubblicità ci impone delle immagini che sono veramente paradisiache, cioè questo bellissimo chicco. Cioè sembra quasi una pubblicità, anche esatto, se c'entra poco, del Mulino Bianco, ma per intenderci, esatto, vediamo un po' fiabesca questa bellissima cultivar, sì, raccolta a mano, adagiata, non so, su uno sfondo bianco pulito. Poi questa cosa qua addirittura a volte viene anche spremuto dalle mani per far vedere un prodotto nostro autentico e genuino, esce fuori questo olio bellissimo, questo tutta giallo commesso di dire fuffa, esatto. Ok, non è nulla. Spieghiamo il perché, però. Perché tanti oli, tante olive, ad esempio, viaggiano nelle navi, quindi imputridiscono. Dice, possiamo usare questi termini forse troppo diretti, no, però che danno l'idea di ciò che accade. Non v'è dubbio. Questi oli che partono già rancidi perché le uve, ma l'olivo madre è già di suo rovinato, perché appunto fanno percorsi assurdi, è una continua compravendita di questi prodotti. Poi l'olio finale, insomma, è quello che poco importa. Perché? Perché a monte c'è stato un grande interesse economico, infatti gli oli vengono venduti anche a pochissimo. Hai fatto prima, sicuramente involontariamente, un piccolo riferimento all'uva, quasi come se pensassi al vino e non all'olio, ma io colgo questo tuo assist per parlare delle differenze che intercorrono tra il buon olio e il buon vino, soprattutto nella percezione della gente, degli utenti, soprattutto in questo caso di coloro i quali vanno a degustare poi un buon olio. Come mai accade ciò? Perfetto, allora qui apriamo un'altra porta importante. Il buon olio non viene mai percepito, perché ormai noi siamo abituati a distinguere, siamo diventati molto bravi, anche grazie ai corsi da sommelier che tanti ormai fanno, a distinguere un vino cattivo da uno buono. Tutti siamo diventati bravissimi a distinguere il vino più fruttato, più strutturato o meno,
mentre sull'olio siamo ancora molto impreparati. Quindi indietro ancora. Riusciamo, siamo molto bravi culturalmente, siamo cresciuti nell'individuare il buon vino, ma non il buon olio. L'olio che dicevamo è quello ormai già rancido in partenza, che a volte viene corretto grazie alla chimica, grazie a tanti trattamenti, ed ecco perché arriva un olio, dicevamo, scusate se ci ritorno, a 3 euro al litro, 4 euro, perché comunque era un olio ormai buttato che si può comprare tranquillamente a pochi centesimi. Quindi anche un monito a chi ci segue, no? Esatto. Per dire, attenzione anche al prezzo. Qual è il prezzo di un olio accettabile? Partiamo. Deve essere almeno di 6 euro. Sotto. Almeno di 6, da 6 euro in su? Sotto 6 euro non è giustificabile. Quanto meno consumabile. Esatto, diciamo così. Perché tanto costa ad un produttore serio. A che punto è la nostra regione proprio per quel che concerne l'olio? Allora, eravamo abbastanza indietro qualche anno fa, ormai siamo una regione capofila sull'olio. Abbiamo delle cultivar che sono le tipologie di olivo che sono molto interessanti e danno degli oli veramente particolari. Ne posso citare qualcuna, ad esempio la Toccolana a Tocco da Casauria, è uno straordinario olio. Abbiamo la Gentile a Chieti, la Dritta a Pescara, quindi il famoso triangolo d'oro, Loreto, Penne Moscufo. Abbiamo il Tortiglione a Teramo, che è anche un bellissimo albero che durante la crescita si avvita su se stesso, quindi è un albero molto bello anche da tenere in giardino. Quindi soltanto olive coltivate in giardino, nel senso, fidatevi dei produttori che conoscete, perché vedete gli alberi dai quali raccolgono il frutto, e diffidate degli oli che non sapete nemmeno dove vengono fatti, da chi vengono fatti. Oh, tra un po' verremo anche al capitolo legato alla contraffazione, e ci sarà davvero tanto da dire e tanto soprattutto di cui parlare. Però ecco, adesso andrei proprio a spulciare passo dopo passo quelle che sono un po', come detto anche all'introduzione di questa puntata di Punti di Vista, le peculiarità che in qualche modo sono interpretate dalla nostra regione. Abbiamo parlato di olio, abbiamo parlato del rapporto tra olio e vino, però adesso veniamo proprio segnatamente al vino, perché comunque anche in questo campo la nostra regione si difende molto bene, per usare un eufemismo, perché è sicuramente una caratteristica importante del nostro territorio. Forse però a livello di comunicazione, la butto lì, si potrebbe fare qualcosa in più, sei d'accordo? Certo, si può fare molto di più, perché noi abruzzesi, benché abbiamo fatto ormai passi da gigante in quanto a produzione, ma in quanto, quindi parlo di qualità, ma anche in termini di divulgazione del messaggio, di promozione, però dobbiamo fare tanto. Ci sono regioni che fanno scuola ormai, parlo della Toscana. Oh, perché anche all'estero la percezione è quella: vino italiano, vino toscano, ho fatto anche la rima, per carità, che ben venga, è Italia. Però da abruzzese, insomma, io mi aspetterei una, esatto, visto che poi di buoni prodotti in termini proprio riguardanti vino ne abbiamo tanti, qui o no? Chiaro, chiaro, hai ragione. E tutto sta a farsi vedere, a parlare, a fare a volte la voce grossa, a dire, ad avere il coraggio di dire: il nostro vino è, non dico è superiore agli altri, ma almeno avere il coraggio di dire: il nostro vino non è secondo a nessuno. Solo in questo modo, quando si ha un po' di sicurezza nel dirlo, gli altri percepiscono che c'è qualità, anche perché solo in quel momento poi difficilmente un produttore, per carità non me ne vogliano, toscani, un produttore toscano, piemontese o siciliano può dire: no, il mio è meglio. A quel punto, quando tu hai fatto la voce grossa, gli altri fanno un passo indietro e dicono: ok, sì, è vero, anche l'Abruzzo fa un buon prodotto, perché poi la verità, facciamo un buon prodotto. Faccio l'esempio dell'Olanda, dove sono stato a fine maggio. Dal primo anno, quindi parlo ormai di 3 anni fa, sono stati 6 eventi, 3 dei quali in un castello a Utrecht, 3 ad Amsterdam, ai quali ho partecipato, e vedo già la differenza, perché essendo la sesta presenza, ormai le persone hanno capito che l'Abruzzo fa qualità, altrimenti non si spiega il fatto che per 6 volte siamo stati là ad insistere. Quindi insistere, un po' come la pubblicità. Se io passo su una strada e vedo un cartellone con non so scritto cosa, che so, calzette tot, io alla fine, dopo il viale, con 10 volte che ho visto queste calzette, probabilmente me le vado a comprare. Ecco. Sì, sì, è vero, è vero. È un po' il potere del marketing. Adesso veniamo alla parte gastronomica. Abbiamo iniziato così, adesso però ci preoccuperemo di far venire l'acquolina in bocca ai nostri telespettatori. Partiamo dai formaggi, Gianluca, elencando un po' le primizie, le prelibatezze che da abruzzesi possiamo vantare.
Ecco, i formaggi, io farei anche una panoramica nazionale. Sicuramente l'Italia, lo diciamo prima, non è seconda a nessuno. Oh, perfetto. Ci sono delle nazioni tipo la Francia, delle quali nazioni si può pensare che abbiano tanti di quei formaggi perché loro ne fanno un fatto culturale. Il famoso formaggio a fine pasto, che è un classico del desinare francese, fa sì che l'immaginario collettivo dica che la Francia fa più formaggi, invece no, ne fa tanti 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 di meno. Cioè, i formaggi a marchio DOP, per esempio, sì, italiani sono talmente tanti che probabilmente non basterebbe il resto del mondo a farne tanti. In effetti c'è una grande diversificazione, parlo regionale, provinciale, nazionale naturalmente, che fa sì che abbiamo una produzione di formaggi straordinaria. C'è un ventaglio di prodotti, dal fresco al semistagionato, allo stagionato, all'invecchiato, che naturalmente fa invidia a tutti. Ecco, riconoscere un formaggio è una roba molto più semplice, nel senso che è quasi alla portata di tutti, nel senso che insomma è una roba che a palato, no, si riconosce di prima acchito. O almeno come gusto personale, però tendenzialmente poi i riscontri sono piuttosto oggettivi in materia, no? Sì, esatto, ci sono dei riscontri oggettivi, però là il discorso soggettivo gioca un ruolo importante. Sì, come tra chi preferisce, per dire, uno dei formaggi più banali, il formaggio piccante rispetto a quello dolce. A prescindere da questo, però, si riconosce un formaggio di qualità dal formaggio magari... Perché se te vai all'estero, e qui apriamo una parentesi enorme, vengono spacciati non soltanto per formaggi ma per prodotti italiani, prodotti che poi alla fase della degustazione si rivelano una grandissima delusione. Questo è un capitolo, ci vogliamo soffermare? Io direi di sì, insomma, perché quello legato alla contraffazione è un tema purtroppo ancora di grandissima attualità. Come se ne esce? È una ferita talmente aperta, che è così grande che è complicato ormai rimarginarla. È come una macchia d'olio, forse andava controllata all'inizio, quando già si vedevano queste prime manifestazioni di contraffazione, appunto. Adesso è molto complicato, perché la contraffazione avviene in maniera capillare su tutto il pianeta, perché ormai hanno capito che il prodotto italiano è un prodotto di estrema qualità, così viene percepito dagli stranieri, e quindi tira tantissimo, fa tanto mercato. C'è una fetta di mercato legata alla contraffazione, che è forse è più grande di quella realmente attribuibile all'Italia. E infatti nella seconda parte di questa puntata, dei punti di vista, parleremo proprio alla perdita effettiva e tangibile in termini proprio monetari del mercato enogastronomico italiano, a danno di questi esempi di contraffazione che purtroppo sono sempre crescenti. Adesso però proseguiamo l'excursus enogastronomico. Abbiamo parlato di formaggi, ma ecco, per così dire, come ti spieghi, abbiamo detto anche prima, sul discorso della comunicazione, perché l'Abruzzo ha fatto tanto dal punto di vista di iniziative. Però forse nel corso degli anni queste sono state un po' fine a se stesse, cioè non si dava seguito con i fatti a ciò che magari veniva presentato anche bene nelle varie conferenze stampa, no? Allora, faccio un esempio. Anni fa, penso un paio di anni fa, la Regione Marche chiamò un noto attore americano, che adesso non riesco a ricordare, Dustin Hoffman, probabilmente, sì, vero? È venuto esatto, fuori anche il nome. Che pubblicizzò le Marche. Certo. Allora, su questa scia, per esempio, torno all'Olanda, ha fatto molto appeal questa pubblicità, perché naturalmente un tale testimonial non si andrebbe ad associare a un prodotto non di qualità, quindi di conseguenza è prodotto di qualità quanto lo è il testimonial. E adesso le Marche in Olanda, ad esempio, hanno un grande successo. Quindi l'Abruzzo dovrebbe avere il coraggio di investire tanto, quindi qua parlo delle istituzioni, della politica, dei grandi consorzi, di investire molto su un mega spot mondiale che dica l'Abruzzo è meglio di tutti gli altri, quasi in maniera spudorata, non diciamo questo, certo, diciamo l'Abruzzo ormai, come diciamo prima, non è secondo a nessuno, si lancia la sfida a livello planetario investendo qualche milione di euro, tanto sono i milioni di euro che perdiamo se non facciamo questa cosa qua. È meglio perdere in virtù di un investimento e far sì che tra 4-5 anni magari l'Abruzzo, perché c'è la qualità poi a supportare tutto questo, com'è? L'Abruzzo è un po' la ragione principe di tutti questi discorsi, no? Esatto. È un po' dell'essenza di questa puntata di punti di vista, diciamo così. Ma secondo te i produttori in generale, per quello che riguarda l'enogastronomia nella nostra regione, sono pronti ad un approccio
votato anche a quella che poi è l'immagine, a quella che è la comunicazione, a degli aspetti che poi però risultano tremendamente, uso questo aggettivo non a caso, incisivi in termini di penetrazione nel mercato, cioè hanno questo tipo di apertura, oppure anche lì occorrerebbe lavorare. Io adesso questo è una cosa che ti chiedo perché è un tipo di aspetto nel quale intanto ho una forte curiosità, ma credo che anche i nostri telespettatori abbiano la medesima curiosità. Ecco, sicuramente quello che manca ai produttori è il fatto di essere coesi. Quindi di fare sistema. Noi, esatto, il famoso fare sistema, fare rete. Cioè noi agli occhi degli altri non siamo, a livello di produttori, così coesi come possono sembrare ad esempio, i toscani o i piemontesi, che nel famoso immaginario collettivo vengono percepiti come dei personaggi che in fila, quindi facendo fronte, affrontano il mercato, soprattutto quello straniero. Noi non diamo questa impressione, sembriamo ancora un po' di personaggi che sono sciolti, però il problema è un altro, il problema è che questo discorso che fai a me sembra di averlo già sentito, non perché è un mio déjà vu personale, ma perché è trasversale ad una miriade di situazioni e di tematiche, ossia perché non si riesce a fare sistema nella nostra regione. So che sembra un tema, magari ci vorrebbero 10 puntate di punti di vista, però proviamo così a dare una spiegazione veritiera e possibilmente sintetica. Io penso che ci sia un retaggio genetico che fa sì che noi prima di riuscire addirittura genetico? Genetico, ce l'abbiamo nel DNA. È un po' come, è brutto da dire, però ad esempio l'Abruzzo fino a poche decine di anni fa viveva in mezzo ai briganti che dominavano con i loro fucili, quelli col finale a tromba, le campagne abruzzesi. Mentre magari, è brutto sempre da dire, ma dopo il Tronto, nelle Marche ad esempio, già si respirava aria di rinascimento 500 anni fa. Quindi cosa vuol dire questo? Che sicuramente noi forse in queste pochissime decine di anni, anzi abbiamo fin troppo recuperato, caro Manuel, il gap che ci separava dalla Toscana oppure da quella fascia centrale. Positivo, perché siamo in una fase, esatto, diciamo positivo, ce la stiamo cavando fin troppo bene. Quindi noi dobbiamo superare questo impasse genetico che fa sì che noi non riusciamo, dipendere da un discorso genetico, però proprio perché noi vediamo che tuttora nella nostra regione permangono logiche di natura campanilistica per tanti e tanti versi, ha tutto ciò una certa incidenza anche su questo aspetto? Sicuramente, gastronomico. Sicuramente, perché noi facciamo guerra. L'olio di questo paese abruzzese è migliore dell'olio di questo paese abruzzese, e poi non si capisce che facendosi la guerra tra di noi non è che si vada poi così lontano, perché altre regioni che riescono a fare gruppo riescono anche a comunicare l'essenza della loro produzione enogastronomica. Hai colto nel segno, perché il campanilismo qua addirittura non avviene soltanto a livello di regione, provincia, comune, ma addirittura tra vicini di casa. In che senso? Che se io arrivo dal Manuel Pantalone, dico: Manuel, mi dai il tuo olio a 6 euro, mentre ti sto dando i soldi, il tuo vicino di casa mi fa segno, dice: se vieni da me te lo vendo a 5,50. Esattamente questo. Dicendo: quello di Manuel non è un buon olio. Quello a fianco a me dice: no, vieni da me, te lo vendo a 4 euro perché gli altri due fanno schifo, scusate il termine. Quindi questa sorta di campanilismo a ribasso fa sì che noi parliamo sempre male degli altri e svendiamo di volta in volta il nostro prodotto a meno prezzo pur di venderlo. Dovremmo dire: guarda, se vai da Manuel paghi 6, da me paghi 7, da Giovanni paghi 8, anzi vai subito da Manuel perché Manuel domani mette il prezzo a 7 anche lui o a 8. Questa guerra pacifica, a rialzo, questa sorta di, è brutto da dire, cartello, farebbe sì, esatto, che si alzasse il discorso del prezzo e di conseguenza della percezione della qualità, perché col prezzo alto l'utente percepisce molta più qualità che poi c'è nel prodotto finale una volta che va a degustarlo, comunque ad assaggiarlo, a berlo, a mangiarlo, a seconda, insomma, di cosa stiamo parlando. Evitare lo svilimento del prodotto a dispetto di logiche diverse tra produttori, un po' esatto, questo è il focus.
Beh, no, ripeto, è molto interessante perché poi si scoprono sicuramente lati anche un po' particolari, però io adesso credo che sia altresì di rilievo fare un attimino il punto della situazione su quelli che sono i paesi, tra virgolette, particolarmente fertili, ecco, diciamo così, in termini proprio di produzione no gastronomica, ce ne sono tanti nella nostra regione, è proprio nota per la moltitudine di paesi, oltre che belli da un punto di vista prettamente estetico, per una componente storica molto forte, ma anche davvero molto piacevole sostare in questi paesi per ciò che si può degustare. Per esempio parliamo di Farindola, regina del formaggio, quindi del pecorino, noto pecorino unico al mondo fatto col caglio di maiale, e dove tra parentesi c'è un evento che si farà 8, 9, 10 agosto, che è Pecorino e Pecorini, che vi invito. E poi avremo modo anche di ricordare, esatto, manca ancora tanti giorni, un paio di mesi, grosso modo. Esatto, anche per vedere la bellezza del borgo, quindi camminare in questo groviglio di vicoli, vicoletti, scalini, per scoprire il borgo, perché poi dietro ogni prodotto c'è anche l'elemento umano, l'elemento storico, culturale, architettonico, ecco, folcloristico, quindi è molto importante. Possiamo citare Guilmi e i paesi vicini per la ventricina, grande prodotto. E io, regina, insomma, questa salumi, è un'altra, poi stiamo proprio arrivando al capitolo salumi. Ma perdonami se ti sto anticipando. No, va benissimo, la trasmissione deve essere così, insomma, deve non avere scalette e deve essere sicuramente dinamica. No, però introduciamo proprio questo argomento di salumi perché siamo a circa un minuto e mezzo dal primo step, poi ci fermeremo e riprenderemo con la seconda parte di questa puntata di Punti di Vista, per cui introduciamo intanto l'argomento salumi, proprio dalla ventricina di cui ci stavi parlando, Gianluca. Ecco, anche i salumi in Abruzzo hanno una fetta importante del discorso qualità e quantità. Ne produciamo tanti, per esempio la ventricina, come dicevamo, dell'Alto Vastese, che è un prodotto fatto con la parte più nobile del maiale, cioè il prosciutto, quindi la coscia, il fiocco, quindi carni nobili. Infatti chi produce ventricina non fa il prosciutto perché lo impiega certo, tutta quella carne certo, per fare la ventricina, con la parte più nobile del grasso, con l'aggiunta di peperone dolce che coltivano in quota tanti contadini che poi vendono a loro volta i produttori di ventricina, con una bella componente piccante. Ecco che la ventricina, questo salume molto rosso, ricchissimo quindi di antiossidanti, di polifenoli, quindi una sorta, poi c'è la vitamina C, c'è la capsicina, insomma, grazie al peperoncino, quindi è una sorta di medicina quotidiana. Io penso che con 20-30 grammi al giorno di ventricina difficilmente ci si ammali, soprattutto durante il periodo invernale non c'è influenza. Beh, non ci che poteva essere, esatto, insomma, migliore chiosa per esatto, questo primo break che andiamo a fare tra poco con la seconda parte di Punti di Vista. Siamo tornati, seconda parte di Punti di Vista, sempre con Gianluca Marchesani, esperto di enogastronomia. Gianluca, beh, insomma, abbiamo chiuso con la ventricina, no? E con le capacità, incredibilmente, almeno da come ce le hai descritte, con una certa capacità di incidere su quella che poi è la salute delle persone. E proprio così, e soprattutto, parlaci un po' del rapporto che c'è tra insomma, il buon cibo e la salute. Ecco, quindi Manuel qua mi costringe a fare un preambolo molto particolare, non che io ce l'abbia a morte con le grandi multinazionali che governano il mondo del cibo e per esempio dei sementi che poi ci costringono a mangiare cereali, frumento, eccetera, eccetera. Iniziamo subito con una polemica. Esatto, scusami, però riguarda hai notato che l'incidenza delle malattie sta aumentando fortemente, delle intolleranze alimentari e delle malattie, quindi parliamo di malattie metaboliche, cardiovascolari, immunitarie, perché tutto questo è dovuto al cibo, un po' all'inquinamento ma tanto al cibo, perché se è vero che noi siamo quello che mangiamo e quello che beviamo, vuol dire che c'è qualcosa che non va, si sta inceppando questo meccanismo. Non è però, perdonami, solo un discorso di cibi genuini, sicuramente è di fondamentale importanza che i cibi siano genuini, ma è importante anche vedere bene ciò che si sta mangiando, perché esatto, è chiaro che cibi particolarmente grassi, a prescindere dal fatto che siano genuini, di certo non fanno esatto, bene. Bravissimo. Penso quindi, che lo possiamo anche dire senza se pelli sulla lingua. Il cibo è genuino, però ha una forte componente, ragazzi, insomma, esempio, grassa. Non vogliamo autorizzare i nostri telespettatori a mangiare tutto ciò che gli passa sul piatto, esatto, altrimenti poi faremo cattiva informazione. Esatto. Eccedere addirittura con la cottura, anche un cibo genuino con troppa cottura
va a perdere tutte le caratteristiche organolettiche. In più, se ad esempio è un cibo proteico, la proteina bruciata è un precursore tumorale. Quindi io faccio il tifo per le crudità, cioè le cose cotte poco, scaldate appena, passate al vapore, crude ancora meglio. Tu immagina un cavolfiore ricchissimo di proprietà organolettiche, un'altra medicina insieme alla ventricina. Una volta cotto, anche leggermente, ha perso tanto dei suoi valori. Quindi cibi crudi tantissimi, penso alle verdure, penso ai cereali, penso ai legumi. La quindi, famosa dieta mediterranea. Esatto, sostituire la carne. Tu immagina che il riscaldamento globale e l'eccessiva presenza di anidride carbonica è dovuta, per esempio, ai milioni di capi di bestiame che sono sulla faccia della terra, che producono tante di quelle scorie di quella anidride carbonica. Penso che questa sia un'altra cosa che in pochi alla visione dell'ascolto conoscevano, sì, insomma, sì. Per cui producono più scorie le mucche al pascolo soprattutto, che non so quale percentuale di fabbriche al mondo. Quindi addirittura, riducendo, faccio un esempio, la metà dei capi di bestiame al mondo, faccio un discorso planetario, e sostituendo queste proteine e il latte, quindi la carne e il latte, con proteine vegetali. Innanzitutto il vegetale ha una fortissima funzione, che è un fissatore del carbonio. Quindi più piante produciamo, più verde c'è sulla terra, più togliamo anidride carbonica, certo, all'atmosfera. Ha senso. Invece gli animali la producono, anche in eccesso. Quindi sostituiamo le proteine vegetali, che non danno nessun effetto collaterale, come l'eccesso uso di carne. Parlo dalla gotta al discorso appunto dei precursori tumorali in caso di cottura. Com'è? E comunque delle difficoltà digestive che ci sono. Introdurremo più fibre alimentari. E poi nella anche, nostra... perdonami, la straordinaria frequenza con la quale si tende a carbonizzare tutto ciò che si mangia. Si sa che quando un cibo tende poi ad essere un po' bruciacchiato, diciamo così, insomma, sicuramente è un cibo che poi acquisisce caratteristiche cancerogene. Per cui, chiaro, insomma, anche come dicevi te, come vengono cucinati. Esatto. Come vengono serviti poi i cibi, no? Esatto, ben venga ad esempio la carne, ma magari appena cotta, altrimenti, come diciamo, è meglio sostituire. Non bisogna esagerare. Però non bisogna esagerare. Certo, stavamo così nella prima parte di questa puntata, abbiamo accennato un argomento, avevamo promesso poi di riparlare nella seconda parte, ora come promesso ne riparliamo, il tema legato alla contraffazione, perché diciamo che a livello anche di network nazionali se ne è parlato davvero tanto, e un po' prima ci avevi fatto un po' il punto della situazione. Ora però cerchiamo di capire come questa problematica si può risolvere, e soprattutto parliamo anche delle incidenze incredibili e smisurate della contraffazione anche sul turismo, e dopo capiremo perché. Gianluca. Allora, la contraffazione fa sì che l'immagine di quel prodotto venga sminuita. Perché? Perché se io prendo un grana padano che si chiama parmesan, insomma un parmigiano parmesan, l'ho letto tante volte all'estero, ecco, devo dire, all'estero fatto centro. Manuel, se tu ci fai caso, pizzerie, ristoranti, ma anche negozi, qualsiasi tipo di attività, si chiama Mario, Giovanni, Filippo, Pasquale, Giovanni, perché è riconducibile a qualcosa di italiano. Quindi tanti ne parlano male, perché tutti ce l'hanno a morte con noi, naturalmente l'invidia. Per una questione di invidia, metto tre. Però poi volte. Alla fine trovi, questo è il Parlamento dell'Italia, ha un negozio che si chiama Pasquale e vende delle cose che immonde. Che fa mercato. Fa soldi. Chiaro. Però a sua volta vende un prodotto scadente, sia per quanto riguarda e qui veniamo ai danni alimentare. Esatto. Facendo danno d'immagine all'Italia, perché se io assaggio un parmesan che magari pago pure abbastanza, che non ha nulla di italiano ed è scadente, io cittadino che so di Bruxelles, faccio un esempio, vengo a credere meno nel prodotto italiano, perché vedo che quello è... E i danni che abbiamo detto a essere influenti anche sul discorso legato al turismo, lo sono perché? Perché poi quando viene lesa l'immagine del nostro paese, in questo caso, perché il discorso è veramente dell'intero stivale, poi si fa sì che la percezione del turista enogastronomico sia diversa di quello che è il nostro paese, non per colpe nostre, ma per una sola parola: contraffazione. Esatto. Insomma,
A noi quindi non ne viene nulla in termini economici. Tutt'altro, anzi esatto. Ci perdiamo in termini di presenze turistiche e comunque fatichiamo di più a risalire la china con un prodotto di qualità. Magari poi l'abitante di Bruxelles del quale si parlava prima poi sceglierà di andare in chissà quale altra nazione a passare le sue vacanze, a mangiare cose. Questi nessi sono frequenti, sembra quasi una roba cervellotica, ma sono nessi talmente frequenti poi nel vivere quotidiano. Però veniamo anche alla parte positiva, perché parliamo di turismo gastronomico. Io so che nella nostra regione sono davvero tanti i turisti che quando vengono approfittano per visitare anche le cantine, per quanto riguarda proprio il discorso legato ai vini. Io aprirei con te proprio questa parentesi, Gianluca. Allora, la visita alle cantine sta diventando qualcosa di molto più appetibile ai turisti, perché prima la cantina era vissuta come un posto per vendere il vino e basta. L'accoglienza nelle cantine non c'era tanto, basta vedere il discorso di accoglienza legata al food e all'accoglienza in termini di, diciamo così, logistici, cioè le stanze. Poche cantine sono dotate di una sala ristorante, di un angolo degustazione o addirittura di stanze, mentre in tante altre realtà enologiche italiane ogni cantina ha il suo piccolo ristorante, però torniamo belle sale degustazioni, torniamo e anche sempre il posto al discorso per dormire, la comunicazione, la crescita culturale anche di chi produce poi in questo caso vini, no? Esatto, perché adesso sta capendo il produttore abruzzese che non deve soltanto vendere il vino, o meglio fare un vino di qualità e cercare di comunicarlo, deve essere quasi l'ultima cosa, perché il turista deve entrare in azienda, io devo fargli visitare l'azienda, qui non soltanto il punto vendita, devo fargli girare la testa perché deve vedere un bellissimo posto accogliente, tanti sorrisi. E da noi difficilmente, caro Manuel, troviamo un sorriso, perché tanti produttori arrivano là e quasi sono, diciamo, infastiditi dal fatto che questo turista sta rimanendo 5 minuti in più e assaggia del vino, compra le basse. Discorso culturale. Esatto, la famosa componente genetica. Ecco. Io devo stare con il turista 10 ore, devo parlare, tanti sorrisi, anche se non mi compra il vino, perché quella cosa ricasco sarà un qualcosa di utile, perché quel turista dirà: guarda, manco ho comprato il vino, ma quello là mi ha fatto 1000 sorrisi. Certo. Non tornerà lui? Torneranno gli amici? Passaparola, esatto. Passaparola è un argomento importante. È davvero questo importante ancora i giorni d'oggi. Dobbiamo ancora capirlo un po'. Però è un momento di crescita, diciamo, non ci può far che piacere. Adesso veniamo alla rilevanza di quello che poi è il contenitore, no? La bottiglia, la scelta della confezione, quindi parliamo sia soltanto della bottiglia, non soltanto della bottiglia, ma altresì dell'intero packaging, cioè un buon vino, cioè un vino che ha un impatto sul mercato e anche un prezzo che certifichi la qualità dello stesso. Che tipo di bottiglia o che tipo di confezione è consigliabile abbia? Allora, innanzitutto ci sono dei formati di bottiglia molto più interessanti sotto il profilo della bellezza in sé, a prescindere dal prodotto. Molte cantine si stanno rivolgendo verso queste bottiglie. Perché? Perché hanno capito che bisogna vendere con una bella etichetta. Molti ricorrono a grafici che curano fortemente l'immagine. I tappi sono importanti, quindi belle bottiglie, posso citare, che so, vabbè, alcune sono purtroppo legate, tipo l'Alsaziana, che è una bellissima bottiglia alta ed elegante, purtroppo è legata ad un particolare tipo di vino, però per esempio sono delle bellissime bordolesi, delle bellissime borgognotte, che sono bottiglie un po' che hanno il collo un po' tondo, la spalla tonda, che sono molto belle, non quelle classiche, certo costano un po' di più, sono più pesanti, però sono molto più belle, danno una bella immagine. Perché io quando vado a comprare un vino deve essere sì buono, però se lo devo regalare soprattutto, oppure ho amici a casa, voglio una bella etichetta, chiara, accattivante, esatto. Così. I tappi devono essere importanti, perché se si rompe il tappo vuol dire sempre gli tappo. Assi. Guarda, sembriamo i gemelli del gol stasera, no, perché i tappi, quando si sente dire il vino sta di tappo, no? Nel senso, intanto il tappo di sughero è quello consigliabile per il vino. Ultimamente vediamo anche tappi diversi, no? Però diciamo che gli esperti dicono che il tappo tradizionale è quello auspicabile e preferibile. Però ecco, come bisogna poi conservare un vino aperto? Qual è il modo migliore per far sì che il vino permanga, insomma, col sapore della prima apertura? Ecco, allora diciamo che i tappi sono importanti,
perché sono il sigillo al contenuto. E quindi il tappo di sughero è sempre assolutamente consigliato per i vini destinati all'invecchiamento, perché solo il sughero riesce a dare quella leggerissima traspirazione al vino, quindi sì, riesce a far penetrare un po' di ossigeno, cioè ci deve essere uno scambio di ossigeno tra l'aria, l'ambiente esterno e il contenuto della bottiglia. Il silicone tappa in maniera ermetica il vino, però è consigliato per i vini che vanno bevuti entro l'anno, perché altrimenti sarebbe un paradosso spendere molto per un vino che poi sa di tappo. Il tappo sarebbe stato inutile, perché non c'è bisogno di questo grande scambio tra ambiente esterno e l'interno, quindi il silicone è più consigliato, dà una certificazione di qualità finale al prodotto. E poi credo anche il luogo di conservazione. Il luogo è importante, sua, no? Il luogo importante. Intanto diciamo che il discorso del vino che sa di tappo purtroppo è fisiologico, perché ci sono tanti all'interno del tappo, perché è naturale, anche se viene pulito, lavato, trattato. Qual è il consiglio? Il quello di farlo decantare? Purtroppo può sapere. Ma di conviene tappo. Farlo decantare prima di... Quello sì, bisogna farlo innanzitutto aprire, respirare, questo vino deve respirare, certo. Un po', se si ha a disposizione un decanter è meglio, deve ossigenarsi, deve riprendersi dallo stress, perché è stato esatto. Chiuso là tanto tempo, e poi è fondamentale il discorso della conservazione. Se noi abbiamo un vino conservato male, faccio un esempio, un vino che è stato tenuto in cucina per diversi mesi, è consigliabile o che lo apriamo subito, o altrimenti se è un vino che noi sappiamo che è raro, è costoso, ci abbiamo speso tanto e vorremmo tanto aprire in un secondo momento, se sappiamo che ormai è compromesso perché appunto è stato conservato male, conviene lasciarlo lì, metterlo in cantina, a quel punto ormai è compromesso, teniamocelo come ricordo, ce lo rivenderemo tra 30 anni quando varrà 6.000 euro, ma non apriamo assolutamente, perché se lo apriamo non saprà di nulla, dovremmo buttare, abbiamo perso un capitale sul quale magari avevamo investito. Sì, assolutamente. Sicuramente non aprite. Interessante. Sì. Beh, stando sempre al discorso dei luoghi di conservazione, torniamo a un argomento che abbiamo trattato nella parte iniziale di questa puntata, ma è proprio perché credo che sia l'altro prodotto per il quale la corretta conservazione ha una sua rilevanza, ossia l'olio, no? Come va conservato l'olio? L'olio è ancora più delicato, l'olio deve essere conservato in una bottiglia scura, meglio se in un contenitore di acciaio. Ecco, spieghiamo perché. Teme, scura? Perché l'olio teme il calore, okay. La luce e l'ossigeno. Perfetto, scura. Quindi, per la luce. Esatto, scura per la luce, quindi mai mettere vicino alla finestra. In teoria dovrebbe essere conservato in un ambiente molto fresco, un po' come l'ambiente per il vino, quindi una cantina a 8, 10, 12, 13, 14 gradi. Eppure consentito, non più su. L'importante è che non ci siano grandi escursioni termiche, quindi mi va bene anche un 15 gradi, ma costante durante tutto l'anno. Meglio un 7-8 gradi, uno scantinato, una rimessa a 3-4 metri sotto il livello del terreno, il nostro olio durerà sicuramente il doppio di un olio normale. Niente luce, niente calore, niente ossigeno. Che vuol dire? Che una volta che abbiamo aperto la bottiglia, dovremmo essere bravi a consumarla questa bottiglia, perché l'olio purtroppo viene usato troppo poco. Qual è la conseguenza dal punto, scusami se ti interrompo Gianluca, dal punto di vista proprio visivo, no? Di un olio che insomma sta perdendo la sua composizione originale? Ecco, diciamo che l'olio non subisce grandi metamorfosi all'occhio, rimane tal quale. Certo, poi al naso sentiremo un qualcosa che è riconducibile, che so, ad una fetta di prosciutto lasciata un giorno fuori al caldo, quindi il rancido famoso, oppure questa sensazione di calore, di lana, un qualcosa che in bocca ha del vellutato, e quello è un altro processo ossidativo del vino, degenerativo, scusate, dell'olio, che fa sì che l'olio non sia più buono. Cioè l'olio per essere buono deve... al naso deve sapere di erba, di fresco, deve sapere di... c'è una famosa molecola che è il trans-2-esenale, che è la molecola responsabile del profumo dell'erba appena tagliata. Se quella la troviamo nell'olio, è un olio medicamentoso. E dobbiamo sentire la foglia di, per esempio, la foglia di pomodoro, dobbiamo sentire il carciofo, dobbiamo sentire la mandorla. Un sapore quando deciso, comunque un sapore quando sentiamo queste cose molto nette, perché ogni cultivar, ogni tipologia di olivo si porta dietro questo bagaglio, diciamo così, olfattivo. In bocca deve essere amaro e piccante,
perché se è amaro e piccante vuol dire che è ricco di polifenoli, quindi antiossidanti, ci facciamo un gran bene bevendolo. Se invece non sa di erba fresca, non sa di carciofo, in bocca non è amaro e piccante ma è dolce, stiamo bevendo soltanto un grasso vegetale e basta, quindi nulla di, al discorso della salute. Nulla di medicamentoso, tutto solo un grasso vegetale ormai neutro, se non addirittura ricollegabile. Esatto. Siamo quasi in chiusura di questa puntata di Punti di Vista. Gianluca, io dedicherei questi ultimi minuti un po' a un discorso che riguarda te dal punto di vista personale. Da esperto di enogastronomia, adesso ti stai cimentando anche in un'avventura che attiene principalmente al discorso dei vini, o no? Esatto, sta partendo un progetto molto interessante che si chiama Wine Channel. È un portale tematico dedicato soltanto al mondo del vino, con naturalmente la sua bellissima appendice che è l'olio, che è la birra, che è la gastronomia. Il focus sarà sempre sul vino, quindi tutti gli eventi enologici che ci sono diciamo sul nostro pianeta, già che abbiamo anche progetti che andranno ben oltre i confini nazionali. Sono recentemente stato al Vinoforum che si è fatto a Lungotevere della Farnesina. Sì. Anche là devo dire sempre più vini abruzzesi, fortunatamente, perché tanti anni fa le prime edizioni alle quali io partecipavo così come turista del vino, ahimè, vedevo pochissime bottiglie. Invece con Wine Channel siamo andati là, abbiamo scoperto tantissime etichette abruzzesi, una meglio dell'altra. Io ti faccio un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura. Poi ovviamente noi siamo qui sotto le ponte quando vuoi. So che sono un gradito ospite, assolutamente gradito ospite, anche perché anche per i preziosi consigli che hai dato non soltanto a noi ma soprattutto ai nostri telespettatori. Grazie a Gianluca Marchesani, esperto di enogastronomia. Grazie a voi. Noi con Punti di Vista ci vediamo la settimana prossima sempre qui sotto le ponte. Arrivederci.